1992, poco prima del centenario della nascita del cinema, gli archivisti hanno scoperto una parte di una copia del diario dei viaggi di Chu Ji, un film che da molto tempo si credeva irrimediabilmente perduto. Il regista del film, Daisuke Ito, era già morto a 82 anni, convinto che il suo capolavoro fosse perduto per sempre. Si affermarono rapidamente in Giappone, giungendo nel paese l'anno successivo allo sviluppo della tecnica cinematografica. I giapponesi cominciarono ben presto a realizzare autonomamente i loro film, prendendo inizialmente come soggetto il teatro Kabuki. Si dice che Shōzō Makino sia stato il primo regista cinematografico giapponese ed è stato lui a introdurre per la prima volta le riprese in esterni in un film Kabuki. Finalmente, un nuovo passo avanti allontanò i film dal mondo del teatro. Daisuke Ito è stato un allievo di Kaoru Osanai. Il primo settembre 1923 un violento terremoto colpì Tokyo e la circostante regione di Kanto. I melodrammi sentimentali che apparirono in seguito al disastro esercitavano un fascino particolare nella macabra atmosfera che dominava la città. Daisuke Ito è stato lo sceneggiatore di uno di questi melodrammi, La canzone di un barcaiolo. Il diario dei viaggi di Chu Ji fu il risultato di una vera e propria esplosione dei sogni e dell'amarezza accumulati dal giovane Ito, che per tanti anni era stato uno sceneggiatore su commissione e non aveva potuto scegliere i propri soggetti. In questo modo nacque finalmente il primo autore indipendente del cinema giapponese. Fu più o meno in questo periodo che Tennosuke Kinugasa, un regista coetaneo di Ito che aveva iniziato la sua carriera come interprete di ruoli femminili, realizzò due film con una forte influenza europea. Seguì l'epoca del cosiddetto cinema impegnato. In un contesto di decadenza economica, agitazioni operaie, proteste contadine sempre più violente e dura repressione governativa, i film di questo genere tentavano di illustrare le contraddizioni e le sofferenze della società capitalista. Tuttavia, la censura e la crescente tensione del periodo precedente la guerra con la Cina obbligò gli autori a rinunciare rapidamente al loro impegno. Gli autori giapponesi riuscirono a oltrepassare i limiti imposti dalla forma rigida del teatro o dalle esigenze dell'ideologia, iniziarono a rappresentare lente il fondamento stesso della società giapponese, la vita familiare dell'individuo. Questo nuovo indirizzo avrebbe segnato la prima età d'oro del cinema giapponese. お父さんかてもうこれで安心やろ。就職はできたし。
兄さんかってもうじき卒業できるしな。もうこれで立派に世間出られるがな。あとはさっちゃんだけや。さっちゃん、試験どうやった？ついでんか。ついでの。なんやねん。みんな口も聞かんと。お前みたいな不良は兄弟でもなんでもない。なんやって？不良少女は言うたよ。よう言うてくれはったな。うるさい。何してんねん、こんなとこ。野良犬や。どなしたらええか分からへんねん。病気と違うか。まあ病気やわな。不良症状中立派な病気やわなあ。お医者はん、なんやねん。こないになった女子はどないして治さはんねん。さあ、そら僕にもわからんわ。Nel 1936, l'anno in cui Kenji Misoguchi girò Elegia di Osaka e Sorelle del Gion, alcuni giovani ufficiali dell'esercito tentarono un colpo di stato nel famigerato attentato del 26 febbraio. Pur essendo fallito, il tentativo di colpo di stato mise irrimediabilmente il Giappone sulla via del militarismo. È interessante osservare che l'Associazione dei Registi del Giappone venne fondata proprio nel giorno precedente il tentativo di colpo di Stato. L'associazione sembrò dare i suoi frutti molto rapidamente. Nell'anno successivo alla fondazione, Tomu Uchida realizzò Progresso senza fine, basato su un'idea di Yasujiro Ozu, nonostante i due autori lavorassero per differenti studi. Il film racconta la tragica storia di un operaio che consacra disinteressatamente la sua intera vita a una fabbrica. Nello stesso anno il governo giapponese diede inizio alla sua guerra totale contro la Cina, un evento che segnò l'inizio di un progresso senza fine verso la distruzione. Lo stesso anno, Sadao Yamanaka realizzò il suo ultimo film, Umanità e palloni di carta. È stata scattata quando il sergente Ozu, a sua volta chiamato alle armi, visitò il soldato scelto Yamanaka poco prima della morte di quest'ultimo. In questo periodo gli autori cinematografici giapponesi continuarono a produrre opere ispirate, nonostante le perdite che la guerra, il governo e i regolamenti militari fecero subire alle vite dei singoli artisti e alla vita stessa del cinema. Questa situazione divenne ancora più insopportabile nel 1939, quando entrò in vigore la legge sul cinema, basata sui regolamenti cinematografici della Germania nazista. L'anno successivo, la Major annullò le proiezioni di Soldati al fronte, documentario di Fumio Kamei. Ma dato che le commedie avevano una lunga tradizione nel cinema giapponese, in questo periodo oscuro il paese fu conquistato dalle parodie del regista Kajiro Yamamoto e di un attore comico noto come Enoken.
Nel dicembre del 1941 il Giappone allargò la guerra includendo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e gran parte del resto del mondo nella lista dei suoi nemici. Per ironia della storia, il regista di questo film propagandistico inteso a incoraggiare le speranze di vittoria fu proprio il famoso liberale Kajiro Yamamoto. Tuttavia, più che rafforzare la bellicosità della nazione, questa epopea strappalacrime che mette in scena gli sforzi di un giovane per trovare l'autentico spirito giapponese e diventare un guerriero ideale, servì a stimolare l'interesse per gli effetti speciali, un'arte questa che dopo la guerra diede origine alla serie Godzilla. A proposito di lacrime, ecco il film che suscitò più commozione di ogni altra opera realizzata durante la guerra. È la storia di un guidatore di risciò e della sua devozione per la vedova e per il figlio di un ufficiale dell'esercito. Atterriti dall'idea che un umile guidatore di risciò osasse nutrire una passione, anche se segreta, per la vedova di un ufficiale, i censori fecero il film a pezzi. Tuttavia, persino le parti sopravvissute alla censura continuarono a commuovere il pubblico. この子は今日生まれて初めて本当に血を明かして興奮したんです。何かこれから新しい性質が伸びて気がせんかと楽しみな気がします。本当にありがとうございました。礼を言わなくていいかどうか俺には分からんが、喜んでもらえ結構だ。 21 ottobre 1943, una cerimonia di addio per gli studenti arruolati nell'esercito viene celebrata sotto la pioggia ghiacciata. L'esonero accademico è stato infine eliminato. Il fango sotto i piedi degli studenti in marcia, ancora vestiti con le loro uniformi studentesche ma armati di fucili, si sarebbe rivelato un presagio del loro destino. La corsa apparentemente inarrestabile del paese verso la distruzione venne interrotta dai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. Tra le oltre 140.000 vittime immediate di questa devastazione si trovava Keiko Sonoi, l'attrice che aveva interpretato l'affascinante vedova in L'uomo del risciò. Aveva allora 32 anni. Insieme a lei persero la vita a Hiroshima gli altri 9 membri della compagnia teatrale. Lo stesso anno, affrontando più o meno gli stessi temi, un altro regista che aveva iniziato la sua carriera nel periodo della guerra, Keisuke Kinoshita, realizzò Mattina con la famiglia Osone. All'epoca, comunque, la censura esisteva ancora, dato che le forze di occupazione avevano soppiantato il governo e i militari giapponesi, e il paese affrontava la confusione sociale dovuta a una diffusa agitazione operaia. Ciò nonostante, i registi che avevano iniziato a lavorare durante la guerra riuscirono a sfogare in questo periodo le energie creative che avevano dovuto reprimere, dando luogo a una serie di impressionanti capolavori. Il premio ricevuto da Kurosawa a Venezia per Rashomon servì come uno stimolo positivo per i registi più anziani che raggiunsero allora il culmine del loro vigore espressivo.
contestare che questo periodo sia stata una seconda età dell'oro del cinema giapponese. Questo film all'inizio della primavera del 1954. Spero che mi perdonerete se a questo punto passo bruscamente alla prima persona, ma è a partire da quest'anno che io stesso ho cominciato a far parte del cinema giapponese. In effetti a quest'epoca non ero ancora un autore, anche se avevo superato l'esame per diventare aiuto regista nello studio Shochiku Ofuna e non ero ancora deciso a perseguire questa carriera. Fino ad allora non avevo attribuito un grande valore ai film, ma mi sono convinto quando ho visto questo film. Guarda cosa si può fare con il cinema, ho pensato. Ma cosa, per l'esattezza? 6 anni dopo ho trovato la risposta. Nel periodo in cui le folle studentesche e i gruppi operai circondavano il Palazzo della Dieta per protestare contro l'estensione del trattato di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone, è stato distribuito il mio secondo film, Racconto crudele della giovinezza. Fossero stati eccessivamente dominati dai temi relativi alla vittimizzazione delle masse nella guerra, alla povertà e alla natura feudale della famiglia e della società giapponesi. Se da una parte era naturale che le masse si considerassero come vittime, credevo che per i registi fosse essenziale sottrarsi a questa mentalità. I registi non hanno forse il dovere di cercare il cammino verso la libertà dell'uomo, anche se è difficile e anche se è penoso?
Il termine Nouvelle Vague giapponese è stato applicato per la prima volta nel 1960 a me e ad altri colleghi che avevano iniziato la loro carriera nelle stesse società. Questa etichetta derivata dall'omonimo movimento francese l'ho sempre detestata. Questa Nouvelle Vague venne stroncata quando la società, in seguito al fallimento delle proteste contro l'estensione del trattato di sicurezza con gli Stati Uniti, ritirò dalle sale appena 5 giorni dopo l'uscita il mio film Notte e Nebbia del Giappone, basato in parte sulle mie esperienze di studente negli anni 50. In seguito a questo fatto ho lasciato quella società costituendo una mia casa di produzione. Anche se per un certo periodo non ho avuto i mezzi per realizzare alcun film, ero convinto che la tendenza della cinematografia avrebbe giocato a mio favore. Una delle ragioni della mia convinzione si doveva al fatto che anche prima della mia decisione, compagnie importanti avevano dato spazio a qualche autore che aveva adottato nei riguardi del cinema approcci e orientamenti totalmente diversi da quelli degli autori precedenti. Una seconda ragione era dovuta alle nuove direzioni prese da produzioni indipendenti. Kaneto Shindo realizzò L'isola nuda ricorrendo a un sistema produttivo completamente differente. Né Susumu Hani né Hiroshi Teshigawara avevano esperienze nei grandi studios. In breve, tutto questo contribuiva ad annunciare una nuova epoca in cui i film sarebbero stati realizzati dagli individui piuttosto che dalle società. Prima e durante la guerra il sesso era stato un argomento tabù nei film giapponesi. Sullo schermo non era permesso neppure il bacio. Entro la metà degli anni 60 l'interesse per i temi sessuali si era ormai rapidamente affermato come un luogo comune. Ma il sesso è un argomento delicato, estremamente personale. Come può essere espresso efficacemente se a trattarlo non è un artista impegnato in prima persona? Nello stesso periodo nascono società di produzione specializzate in film erotici a basso costo. Queste produzioni, note come film rosa, attirano un pubblico considerevole. D'altra parte l'affluenza nelle sale aveva raggiunto il massimo nel 1958 e cominciava a registrare sensibili riduzioni annuali. L'industria cinematografica fu sconvolta quando Tetsuji Takeki, celebre critico e regista del teatro tradizionale giapponese, decise improvvisamente di produrre film rosa. In ogni caso il suo film Neve Nera, ambientato in una base militare americana, venne sequestrato dalla polizia e l'autore fu incriminato per violazione delle leggi sull'oscenità. Che cosa fate? Potete starvene seduti quanto volete nel buio di una sala come questa, ma non succederà nulla. Lo schermo è semplicemente vuoto. Tutta quest'altra gente è proprio come voi, stanca di aspettare che succeda qualcosa. Di aspettare qualcosa di interessante. Da Shuji Terayama, famoso poeta, drammaturgo, regista, impresario teatrale, romanziere, regista di cortometraggi, nonché al libratore occasionale, venne prodotto attraverso un sistema cooperativo che impegnò una piccola società di distribuzione chiamata Associazione dell'Arte Teatrale e una società di produzione amministrata dal regista. Altri film prodotti con lo stesso sistema cominciarono ad apparire nel 1968, a partire dal mio L'impiccagione. La società di produzione del regista partecipò con 5 milioni di yen come
fece anche l'Associazione dell'Arte Teatrale. Anche se realizzare un film al costo incredibilmente basso di 10 milioni di yen, equivalenti all'epoca a circa 30.000 dollari, sembrava difficile, un numero sorprendente di registi di diverse provenienze decise di tentare la stessa strada. Tra loro si trovavano registi che avevano abbandonato i loro studios, registi di documentari e registi televisivi. In sostanza abbiamo trasformato il film a basso costo in un'arma a nostro vantaggio e abbiamo sfruttato l'idea per esplorare nuovi temi e metodi. In questo modo non abbiamo allargato soltanto gli orizzonti del cinema giapponese, ma quelli del cinema in generale. Ancora nel 1968, Seiyun Suzuki, che aveva sempre lottato per imporre una certa bellezza stilizzata nei film commerciali della Nikkatsu, fu licenziato dallo studio perché il suo film Marchiati per uccidere venne considerato esoterico. Il suo licenziamento provocò un ampio movimento di protesta nell'industria cinematografica. Anche se i documentari giapponesi avevano conosciuto un rapido sviluppo grazie agli sforzi di autori come Susumu Hani, Toshio Matsumoto, Katsuo Kuroki e Noriaki Tsuchimoto, due documentari distribuiti nel 1968 provocarono una vera onda d'urto nella società giapponese. Il primo fu Estate a Narita di Shinsuke Ogawa, che descriveva le proteste contadine e studentesche contro la costruzione del nuovo aeroporto di Tokyo. Il secondo fu Preistoria di un partigiano di Tsuchimoto, un ritratto del leader della rivolta studentesca dell'Università di Kyoto. Eizo Hori, un critico del giornale Asahi, scrisse che il film era un bilancio prematuro della democrazia del dopoguerra. In sostanza criticava il mio eccessivo pessimismo. Tuttavia, Yukio Mishima si era suicidato l'anno precedente e l'anno successivo la setta studentesca ultra-radicale nota come Esercito Rosso linciò 12 dei propri membri in un'operazione chiamata Bilancio Finale. Questo accadde poco prima che gli altri membri della setta venissero catturati dopo uno scontro a fuoco con speciali unità di polizia. I servizi dedicati alla resistenza del gruppo nel suo rifugio di montagna raggiunsero i più alti indici di ascolto della storia della televisione giapponese. Da quell'epoca i giovani non sono più riusciti ad assumersi un ruolo rilevante sulla scena della storia giapponese moderna. Il film sulla malavita in cui si descrivevano le lotte spesso violente tra i giovani membri delle bande della Yakuza giapponese appartengono a un genere che ha dominato il cinema giapponese durante i turbolenti anni 70. Tenchan,
tutti manzucco. Manzucco c'è una carona. No. Vasci monna già. Genere di costante successo era la serie di Tora-san. Yoji Yamada, che era entrato negli studios di Shochiku nel mio stesso anno, ha cominciato dal 1969 a produrre questi film, il cui eroe è un commerciante ambulante. Pur non avendo una fissa dimora, Tora-san continua a tornare occasionalmente a casa in un soffocante quartiere di Tokyo, dove gli abitanti lo accolgono come se fosse un membro delle loro famiglie. Questa saga ininterrotta affronta temi come la nostalgia per la famiglia e la vita comunitaria. こんなに心配してんのわかんないのかね。そういやリリーさんの北の方へ行くって言ってたんだろ。うん。ひょっとしたらどっかで会ってるかもしれないわね。おい、リリー来たのか。うん。いついつ、いつ。先月の初め頃だったかしら。昨日や一昨日じゃねえのか。うん。 お兄ちゃん。脅かすなよお前。こっちがびっくりするじゃないのよ。帰り、よく帰ってきたな。心配してたんだよあんたのこと。 Un altro genere diffuso era quello dei film erotici dello studio Nikkatsu, che definì questi suoi prodotti come romantico porno e decise di non girare nient'altro. Nel 1972 però le autorità giapponesi sequestrarono 4 film romantico porno e incriminarono 9 persone. Malgrado questa repressione, o forse a causa di essa, i registi continuarono a realizzare opere eccellenti. Secondo me gli anni 60 e l'inizio degli anni 70 dovrebbero essere considerati come la terza età d'oro del cinema giapponese, perché è in questo periodo che registi di diverse ispirazioni, nati durante la guerra ma cresciuti nel Giappone del dopoguerra, sono riusciti a superare numerose difficoltà di produzione per raggiungere la loro piena maturità artistica. Grazie all'associazione con un produttore francese, ho potuto rompere i limiti imposti in Giappone all'espressione della sessualità. La cosa è stata possibile girando il film in Giappone, ma sviluppando il negativo in Francia. Le autorità giapponesi naturalmente si sono infuriate e hanno sequestrato il libro in cui era pubblicata la sceneggiatura, incriminando gli autori in nome delle leggi sull'oscenità. Alla fine però, come nel caso di Neve Nera e dei film romantico porno, tutti gli accusati sono stati riconosciuti innocenti. Tuttavia, al suo arrivo in Giappone, il film è stato censurato alla dogana e fino ad ora la versione integrale non è mai stata distribuita in Giappone. Ho riflettuto lungamente sulla natura particolare dei film di guerra giapponesi, in cui sono presenti soltanto personaggi giapponesi e il nemico non viene mai rappresentato. Sono arrivato alla conclusione che si trattava di una grave lacuna, dato che le guerre possono nascere soltanto quando si ha qualcuno contro cui combattere. In Furio ho presentato per la prima volta sullo stesso piano i giapponesi e i loro nemici. Do you remember that Christmas?
It was a good Christmas, wasn't it? It was a wonderful Christmas. You were drunk. May I go on and on being drunk? Sake is wonderful. Thank you. Father Christmas. Thank you. Poi sono andato a Parigi da solo e ho girato Max Mon Amour. Anche se questo è naturalmente un film di Oshima, non sono sicuro che possa essere definito un film giapponese. In sostanza credo che tutto il concetto della nazionalità di un film sia davvero irrilevante. Ma consentitemi ora di lasciare la prima persona e ridiventare un commentatore oggettivo. There are times when victory is very hard to take. Goodbye, Harasan. God bless you. Lawrence! Merry Christmas! Merry Christmas, Mr. Lawrence. やめたっていいと思ってんだよ。なんでやめなきゃいけないんだよ。え？専攻まで行ってさ、高校中退ってことはないだろ。専攻ってのは国立大、早田なのが学校なんだ。なんでそういう簡単なことは分かんないんだよ。俺には俺の考えがあるんだよ。お前も考えなんてないんだよ。考えるな、俺なんだよ。そんなこと言ってっから爆殺人が起きるんだよ。ああ、そうか。死は生きることの前提なんだ。 俺たちには厳粛に生きるための厳粛な死が与えられていない。だから俺が死んでみせてやる。 Il senso di isolamento e frustrazione dei giovani che sentono di non aver niente in comune con gli altri o con la loro epoca è stato espresso brillantemente da Shinji Somai con il suo stile inimitabile. Tutti i registi comparsi a partire dagli anni Ottanta sono nati dopo la guerra e non hanno mai lavorato per nessuna compagnia. Le loro esperienze sono diverse. Alcuni hanno girato film in 8 o 16 mm per proprio conto quando andavano ancora a scuola, altri sono stati aiuto registi in film romantico porno e altri ancora hanno diretto spot pubblicitari. Ci sono anche molti attori, romanzieri e musicisti che si stanno ora misurando con la regia. Intenzionalmente o no, tutti costoro rappresentano una società giapponese incapace di comunicare e afflitta dalla dissoluzione dei rapporti umani. Simili autori, lottando contro questa realtà, stanno realizzando opere moderne ed efficaci. In
In Scintillio, Joji Matsuoka descrive con freschezza il triangolo singolare che unisce una donna alcolizzata, il suo marito omosessuale e l'amante di quest'ultimo, tutti e tre impegnati a stabilire un nuovo tipo di coesistenza diverso dalla casa tradizionale. In seguito al suo eccezionale successo televisivo, l'attore Beat Takeshi, apparso in Furio, ha cominciato anche a realizzare film con il suo vero nome, Takeshi Kitano. Dopo aver rappresentato la società moderna descrivendone gli istinti violenti, l'autore presenta in Sonatina l'immagine lucida e tranquilla di un violento gangster di mezza età che ormai incapace di trovare un posto nella società, si rifugia per sempre nei suoi sogni. Nel campo dell'animazione dei documentari, nuovi artisti hanno creato forme di espressione innovative. Ma il più grande cambiamento visibile nel cinema giapponese è l'affermazione di registi non giapponesi residenti in Giappone. おふくろは今の子にと一緒で生きるために家族のために日本に来たんだ。あれ来る海を渡って船だよ船。昔はどうか知らんけど今は金持ちやないか。おふくろなりに苦労したんだ。親父はジャパニーズアーミーに殺され俺の兄さんたちもバタバタと死んだ。 Tra questi residenti, come vengono chiamati, i coreani sono quasi 750.000 e costituiscono il più numeroso gruppo etnico non giapponese del paese. Yoichi Sai, uno di questi registi residenti, ha diretto Tutti sotto la luna, una decisa affermazione dell'unicità e al tempo stesso dell'universalità della condizione dei coreani in Giappone. Dato che il numero dei non giapponesi nel paese continua ad aumentare ad un ritmo sorprendente, questa trasformazione della società avrà senza dubbio un effetto profondo sul cinema giapponese. マニラまで。
毎度ご利用ありがとうございます。私、タクシー運転手のガーです。I primi 100 anni del cinema giapponese sono stati la sua giovinezza. Senza dubbio esso si manterrà giovane anche nei 100 anni a venire. E in questi 100 anni il cinema giapponese riuscirà a liberarsi dall'incantesimo del Giappone e fiorirà semplicemente come puro cinema. Thank you.